Ragazze, eccomi oggi con un video sui miei acquisti di Neve Cosmetics che sono arrivati in questo momento. Ho già spacchettato, cioè ho già aperto il pacchetto perché ho rifatto il video, praticamente c'era un gran casino prima e quindi ho deciso di girarlo a modo, poi cambiare postazione perché non c'era molta luce. Comunque, il pacco è questo qui. E dentro c'è la fattura. E ho trovato dentro la bustina di neve, che ora vi faccio vedere i prodotti. Molto carina. Questo è il mio primo ordine di neve. Mi sono innamorata di alcuni prodotti e ho deciso di provarli. Allora, all'interno troviamo le cartoline con la pastello, il mascara occhioni. Il dessert a leaves, la perfettina e il mineral foundation. Poi, cosa ho ordinato? Premetto che ho mandato un ordine, poi dopo ri ho ripensato che volevo altri prodotti e ho mandato un secondo ordine, stupidamente, così ho pagato due volte la spedizione. Quindi fra un giorno o due arriveranno degli altri prodotti che ho ordinato. Comunque, a parte quello, c'era la promo fino al 29 settembre, quindi la spedizione l'ho pagata a 99 centesimi. Allora, ho preso delle pastello occhi, una è questa, la Bosco Teal. Ho già swatchato sulla mano i colori, quindi questa qua. Sono veramente morbidissime. E poi ho preso la nera normale e la liquirizia. Anche questa l'ho swatchata. Ok, sembrano ottime perché appunto sono morbidissime, si stendono bene. E quindi queste due colorazioni. Poi ho ordinato il nascondino. Ero curiosissima di provarlo. Ed è questo qui, in questo packaging, veramente bellissimo. E l'ho preso nella tonalità 01 Light. Questo è il prodotto. È chiaro e si va a sfumare bene, quindi non si vede più perché sulla mia carnagione direi che si è adatto. E questo è il nascondino. Ah, vi dico i prezzi. Allora, il nascondino è costato 8,90 euro. Le pastello occhi 4,80 l'uno. Poi all'interno della bustina ci sono gli omaggi. E mi hanno mandato due omaggi. Allora, uno è questo ombretto qui, il Peach. E sono quelli da 07, formato mini. E vi faccio vedere, ovviamente sopra c'è scritto omaggio con il cuoricino. E vi faccio vedere la colorazione. Se riesco. Questo è molto chiaro, eh. Ed è opaco. Io potevo richiedere i colori per gli omaggi, solo che non lo sapevo che si poteva chiedere la colorazione che si voleva e quindi non ho scritto nulla nei commenti e mi hanno mandato quello che volevano loro. Comunque, questo è chiarissimo, non so se si vede, è proprio un pesca chiaro, chiaro, chiaro. Poi mi hanno mandato questo che è molto più interessante ed è il camaleonte. E lo vediamo insieme. Ups, mi si è rotta la cartina. Volevo tirarla su bene. Adesso a vedere se riesco a tirarla via. Si è spaccata. Vediamo se con una biro riesco a tirar su. Si è staccata l'etichettina per tirarla. Ce l'ho fatta. Vediamo.
Wow. Questo è il colore così. Lo stendo qui. È bellissimo. È cromato. È molto molto bello, luminosissimo. È proprio un color camaleonte, devo dire che sono contenta di questa colorazione. Quell'altra mi piace poco perché è opaca, a me piacciono le cose più brillantinate. Comunque contenta degli omaggini, peccato che non ho chiesto la colorazione che volevo, perché c'erano alcune che mi piacevano. E niente, passiamo invece alla cosa più interessante, ed è appunto la nuova palette Duochrome. Bellissimo, veramente la confezione, guardate. Dietro trovate i nomi con le cialdine scritte. Ha una durata di 6 mesi, che è veramente poco per una palette, ma come sapete sono prodotti vegani, naturali, non testati sugli animali, quindi è così. I colori sono questi. Non c'è lo specchio. Ok, ora proviamo di swatcharli insieme. Partiamo dal primo, pioggia acida. Vediamo dove ve li posso swatchare perché ho la mano che tolgo gli swatch delle altre cose e ve li faccio vedere. Ok, partiamo. Allora, pioggia acida. Questo qui. È da questo verde con dei riflessi oro. Sentite il rumore alla Chloe che sta mangiando non so cosa. Chloe? Se mi stai mangiando i mobili, vedi. Bellissimo colore. Poi passiamo al secondo che è Utopia. Che è appunto il secondo, questo qui. Bellissimo. Molto bello. Ed è una specie di viola blu con dei riflessi un po' lilla. Bellissimo. Lo so che non si vedrà chissà quanto dalla videocamera, però sono colori che vanno visti dal vero. Poi il terzo, questo, è Fenice. Guardate che bello questo. È un bronzo bellissimo. Molto bello. Poi andando avanti troviamo Chimera. Che è questo viola qui. Eccolo qua. Bello anche Chimera. Poi l'ultimo dall'alto, questo è Twilight. Questo scuro scuro che ve lo swatcho boh, qui. È questo qui. Ha dei riflessi oro anche questo. Molto molto bello. Fa anche degli smokey eye. Poi andiamo avanti. Il primo dal basso qui è il mela stregata. Bellissimo.
Bellissimo, me l'ha stregata, è bellissimo. È tipo un rosa con dei riflessi verdi, boh, non so spiegarvi, sono dei colori veramente particolari. Bellissimo. Poi proseguiamo con Abracadabra, questo qua. Azzurro. Molto molto luminoso, bellissimo. Poi abbiamo il terzo che è Polline. Guardate che belli. Bellissimo anche come illuminante. Fantastico. Poi c'è il penultimo veleno. Sembra una specie di marrone. Non so descrivere il colore esatto di questo ombretto, però è bello, molto bello. Questo. E per finire l'ultimo è Mezz'estate. Sto pesca rosa, rosa pesca. Si vede? Non so se si vede. È molto chiaro. Ragazze, queste sono le colorazioni. So che la luce non è al massimo, però volevo giusto farveli vedere un po'. Poi trovate migliaia di video di questa palette su YouTube, quindi potete vedere gli swatch anche fatti meglio. Comunque, ragazze, sono molto contenta di averla acquistata perché ha dei colori particolari. Quindi non volevo prendere una palette con dei colori che si trovano sempre. Questi sono veramente stupendi. Poi io l'ho pagata in offerta 28,99 euro, quindi ho approfittato di questa offerta e niente, quindi sono contenta di questi acquisti di neve. Ora proverò tutto quanto e spero di trovarmi insomma bene, ma sicuramente perché sono prodotti naturali. Vi preannuncio anche che oltre a l'altro pacco di neve che mi arriverà fra pochi giorni, che è già stato spedito oggi, credo, arriverà anche un ordine da Sephora. E quindi aspettatevi un'altra novità. E niente, vi mando un super bacio. Spero che il video vi sia piaciuto. Ciao!